Finora dalla Liguria per queste elezioni appena concluse abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di percentuali, cominciamo a parlare invece dei volti, i volti che andranno a rappresentare anche la nostra provincia nel Palazzo regionale. Una bella soddisfazione, con quale entusiasmo e portandosi dietro quali valori andrà a lavorare per i Liguri? Ma sicuramente è una grande soddisfazione, perché per chi ha intrapreso come me un'attività amministrativa, la Regione è un punto importantissimo, perché ovviamente dalla Regione si creano le leggi e si danno le direttive anche per le amministrazioni locali. Io penso di poter portare, diciamo, il mio bagaglio di conoscenze acquisito proprio nell'amministrazione comunale e nell'amministrazione provinciale. Quali sono le esigenze principali della Liguria e in questo contesto invece quelle particolari di Savona? Ma la Liguria chiaramente di esigenze ne ha tante, che vanno dal sostenere un sistema qualificato di sanità e servizi al fatto di impiegare più risorse sul turismo, il tema del lavoro che è molto affrontato il nostro Presidente Burlando. Quindi le tematiche sono quelle che poi sono vicine a tutte le persone. Io poi in particolare ho una passione, diciamo una mia interesse per tutto il tema del sociale, quindi dei servizi sociali, della sanità, dei servizi alla persona, e quindi credo che dedicherò un occhio particolare a queste tematiche dove ho anche una competenza di tipo professionale. Il Piemonte ha dimostrato una voglia di cambiamento e invece i Liguri si sono voluti tenere ben stretti, probabilmente un presidente che ha lavorato bene. Pensa che possa creare qualche difficoltà oppure no questa divergenza nelle direzioni prese? Ma io credo che il dialogo poi fra istituzioni ci debba essere comunque, a prescindere dal segno politico, questo sia a livello di territorio, tra comuni, sia a livello di regioni, quindi il dialogo non mancherà tra la Liguria e Piemonte. È chiaro che noi avremmo preferito rimanesse il segno politico del centro-sinistra, siamo dispiaciuti per questa perdita della Bresso, che comunque penso abbia lavorato bene in Piemonte.